Allora, ammetto la mia più completa ignoranza per quanto riguarda Doki Doki, o meglio, lo conosco per fama, ammetto di non aver mai guardato un video a riguardo e né un gameplay né nulla. Ho sbirciato qualcosina, ma me ne sono altamente sbattuti i coglioni, poiché è una visual novel. Come sapete, mi scasso le palle. Devo essere sincero, avete scritto un po' di roba in chat che mi ha un attimino. Cioè, io pensavo fosse una roba inquietante. Vabbè, sti cazzi, siamo qua. Però, vabbè. Allora, che sia horror, sì, però pensavo che fosse una roba horror psicologica. Non pensavo fosse horror con i jumpscheroni alla Outlast. E mi hanno detto tutti che è pesante, però non lo so. È pieno. Ostia. Tra l'altro state parlando con uno molto impressionabile. Qui mi sa che non finirà bene. Vabbè, vediamo. Non lo so, farò un po' la narrazione. Però ribadisco, non aspettatevi un gameplay fatto con atmosfera come si dovrebbe fare su Doki Doki. Sicuramente sdrammatizzerò e dirò tante stronzate, come non faccio mai durante i giochi horror. Quindi sarà la prima volta. Sarà una cosa nuova per me. Allora, io vi dico quello che so. È un gioco che inizia e parla di queste giovani fanciulle che hanno appunto questo club del libro, che pian piano diventa sempre più inquietante e drammatico, fino a sfociare nella follia più totale. Avevo detto per battuta, vabbè, se mettono l'italiano ci giochiamo durante le tre, perché avevo controllato e l'italiano non c'era. L'hanno messo. E che devo fare? Mi spiace, cioè, sono stronzi, l'hanno fatto apposta, hanno guardato la live e ha detto fai così. Vediamo. Magari mi fica un casino, eh. Magari mi riscopro giocatore di visual novel, ti immagini? Audio? Au. Oh. Il mio c'è. Non c'è. Questo gioco non è adatto ai bambini né alle persone facilmente impressionabili. Scherzavo, l'avevo già letta prima questa frase, infatti mi ero preparato psicologicamente. Questo gioco può non rappresentare un'esperienza sicura per chi soffre di ansia o depressione. L'avevo letto anche questo prima. Mi rendo conto di quanto sia sbagliato questo titolo per il sottoscritto. Per me la cosa più horror è questa. Questo a posto, nuova partita. Ciao! Oh santo cielo, aspetta. Quanto sottomenù. Vedo in lontananza una ragazza irritante che. Scusami, perché è già irritante? Agitando in aria le braccia come se non se ne desse conto d'attirare l'attenzione. E beh, è irritante. È irritante. È Sayori, mia vicina di casa e buona amica fin dall'infanzia. Il tipo di amicizia che oggi non stringeresti mai. Perché? Ma che prosegue perché vi conoscete da una vita. Ah, perché gli sta sui maroni. Lei dice anf, chiaramente stanca dalla vita. Mi sono di nuovo svegliata tardi. E noi lo sapevamo già perché sappiamo che è una dormigliona, ce l'ha detto il nostro protagonista. Che cattivo sei, culo. Però è vero che mi hai aspettato. E purtroppo è vero, purtroppo è vero. Non riesci ad essere cattivo nemmeno se ti sforzi, tilde. A proposito, culo, dimmi. Hai poi deciso a che club iscriverti? Tanto fatti i cazzi tuoi. Te l'ho detto che non mi interessa molto entrare in un club. Gliel'ho detto, insiste. Non hai neanche cercato uno. Mi avevi detto che quest'anno saresti entrato in un club. Mi sta già sui coglioni. Te l'ho detto che mi preoccupi di questo passo. Arriverai all'università senza saper socializzare né fare un granché. Bella storia della mia vita. Lo sai che ci tengo tantissimo alla tua felicità. Sì, ma fatti i cazzi tuoi, cosa vuoi? Ci starei troppo male se ti vedessi diventare un Hikikomori fra qualche anno solo perché non sei abituato al mondo reale. I Hikikomori, se non erro, sono quelli che stanno sempre chiusi in casa e vivono in casa in un'unica stanza tra spazzatura e cosa, no? Non farmi stare in pensiero. Ma mi aspettavo un tilde. Darò un'occhiata a qualche club se ti fa piacere. Sayori deve essere entrata in classe mentre io fissavo il vuoto. Figa, è un genio comunque il nostro protagonista. Pensavo di incontrarti all'uscita, ma ti ho visto seduto fermo qui e sono entrata. È così che fanno le persone educate che rispettano la privacy degli altri. Ho pensato che forse ti serviva un incoraggiamento, perciò ho pensato che magari potessi venire al mio club. Non verrò mai al tuo club. Sayori è vicepresidentessa del club letterario. Ah, come il titolo del gioco! Andrò al club degli anime. Deciso. E insiste. Ieri ho detto al mio club che avrei portato un nuovo membro. Questo è un problema tuo. E Natsuki ha preparato i cupcake. Ribadisco, me ne sbatte anche poco.
E va bene, passerò a prendere un cupcake. Andiamo, Tilde! E così, oggi è il giorno in cui ho venduto la mia anima per un cupcake. Abbattuto, seguo Sayori per la scuola fino al piano superiore, una sezione in cui vado raramente. Madonna, ci sono i troll di montagna lì su, come mai? Ragazze! Il nuovo membro è qui, Tilde! E arriva ragazza 1. Ragazza 1 ci dice: piacere di conoscerti, benvenuto nel club letterario. Adesso ci dirà il nome. Sayori ci parla sempre bene di te. Se facessi i cazzi suoi. Hai portato un ragazzo, dice ragazza 2. Ma scusami, è uguale a quella lì, com'è che si chiamava? Mi sono dimenticato il nome. Sayori, è uguale? A me sembrano uguali. Hanno il testone. Aspetta, c'è ragazza 3 che dice: culo, ma che bella sorpresa! Ma che due volte il culo, eh? Benvenuto al club. Almeno una gentile ce l'abbiamo. Cosa stai guardando? Dice ragazza 2. Lei, tra l'altro, è Strawberry, delle Miao Miao. Quanto vecchio sei? Come? Le Miu Miu. Sarete giovani voi. Scusami. Se vuoi dire qualcosa, fallo. Natsuki, dice ragazza 1. Quindi Natsuki sarà ragazza 2. Lei è Natsuki, visto? Non riconosco la ragazza dall'aria seccata, che a quanto pare si chiama Natsuki. Molto intelligente anche il nostro protagonista. Veniamo a noi! Lei è Natsuki, sempre piena di energia. Si vede, si vede. E lei è Yuri, la cervellona del club. Yuri sembra più grande, è come intimorita dall'energia di Sayori Natsuki. Se ho capito bene, conosci già Monica? Monica, la sorella di Chandler? No, ho sbagliato. Non è la sorella, era la sorella di Ross. Va bene citare Friends? Vecchiume. E allora andate un po' a caccare voi le vostre cose. Esatto, dice Monica, è bello rivederti, culo. Monica sorride con dolcezza e si spacca la schiena per, non so, mettersi in mostra, non so come mai sta... fa la torre di Pisa. Ci conosciamo già, non abbiamo parlato spesso, ma frequentavamo la stessa classe l'anno scorso. Babò. Monica era probabilmente la ragazza più popolare della classe, intelligente, bella e atletica. Insomma, totalmente al di fuori della mia portata. Ma scusatemi, io copro le teste qua. Se mi metto qui sotto... qua, così. Tanto vedo che il testo inizia un pelo più in là. Va bene così? Le ragazze hanno disposto alcuni banchi e formare un tavolo. Come diceva Sayori, lo hanno allargato per lasciare uno spazio vicino a Monica e uno accanto a Sayori. Sempre sentendomi l'imbarazzo, mi siedo accanto a Sayori. Ah, non me lo fa neanche scegliere proprio. Va bene. Mi rigiro il cupcake tra le mani, in cerca del punto migliore da cui mordere. Natsuki resta in silenzio. Noto che mi sta scrutando con la coda dell'occhio. Sta aspettando che io le dia un morso. Alla fine, mordo il cupcake. È veramente buono. Grazie, Natsuki. Perché mi ringrazi? Non li ho mica... Beccatissima! Non li ha fatti lei! Fatti per te. Ah, faccia di merda. In teoria avevo capito così. Sayori ha detto meno. Può essere. Ah, faceva tutta la finta, no? Non è forse vero che una bella tazza di tè caldo aiuta a godersi un buon libro? Ho sempre letto male. Non farti intimorire, Yuri cerca soltanto di fare colpo. Ah. No, c'è rimasta male, giustamente. Beh, non sarò il tipo da leggere sorseggiando una tazzina, ma il tè non mi spiace. Anche perché è scomodo, mi sa. Però anziché leccarti il pollice e l'indice, puoi pucciarli nella tazzina di tè per sfogliare i libri. Volete sapere qual è la cosa più divertente? Che io leggo su iPad. La sgomma. Vabbè. Dimmi, cosa ti ha spinto a considerare il club letterario? Credo sia meglio non dire a Monica che Sayori mi ha praticamente trascinato qui. Beh, non sono ancora entrato in nessun club e Sayori sembrava trovarsi molto bene qui, perciò va bene, non vergognarti. Perché dovrei vergognarmi? Come presidentessa del club letterario è mio dovere renderlo divertente ed entusiasmante per tutti. Come mai hai deciso di fondare un tuo club? Anzi, l'anno scorso non eri organizzatrice per il club di oratoria? Sinceramente, odio i giochi di potere dei club... È Game of Thrones. Fico. Preferisco di gran lunga prendere un'attività che amo davvero e farne qualcosa di speciale. E se posso incoraggiare gli altri a leggere, per me è davvero un sogno. Monica è davvero un capo fantastico. Anche Yuri annuisce in segno di approvazione. Allora mi sorprende che il club non abbia più membri. È faticoso convincere gli studenti che è divertente e che ne vale la pena. Ma per questo che gli eventi scolastici come il festival sono particolarmente importanti. Sono sicura che riusciremo a far crescere il club prima di diplomarci. Dico bene, gente? Tutti concordano con entusiasmo. Ragazze diverse tra loro, tutte interessate allo stesso obiettivo. Leggere?
Monica deve aver sudato parecchio solo per trovare loro tre. Forse è per questo che sono tutte così entusiaste che il nuovo membro entri nel club. E dimmi, culo, cosa preferisci leggere? Col poco che ho letto in questi anni non ho una risposta convincente da dare. Manga. La testa di Natsuki scatta su all'improvviso. Occhio che con quel collo lì rischi di spaccarti, eh? Sembra che voglio fare qualche commento, ma invece resta zitta. Non sembri un gran lettore. E tu invece, Yuri? I romanzi che preferisco in genere sono quelli che creano mondi fantastici, elaborati e pieni di dettagli. Bastava dire fantasy. Sembrava timida e riservata al mio arrivo, ma da come le brillano gli occhi adesso è chiaro che trova più conforto fra le pagine dei libri che fra le persone. Comunque sai, sono molte le cose che mi piacciono. Potrei commentare, ma andiamo avanti a leggere. Mi coinvolgono molto anche le storie con elementi psicologici profondi. Vedi? Non trovi strabiliante il fatto che uno scrittore sappia sfruttare la tua mancanza di immaginazione per coglierti alla sprovvista? Immagino i grandi scherzoni mentre ti stai leggendo un romanzo. A caso, tra una frase e l'altra c'è scritto culo in caps. Ah, mi hai fregato ancora una volta, J.J. Martin. Che è G.R. invece. J.J. Abrams quello lì. Non mi ricordo. Era R.R. Martin, vedi un po'. Leggo molte storie dell'orrore. Ah, vedi? Una volta ho letto anch'io un libro dell'orrore. Ah, una volta! Davvero? Non me lo sarei mai aspettato, Yuri. Madonna. Se una storia mi fa riflettere o mi trasporta in un altro mondo, non riesco a smettere di leggerla. L'orrore surreale riesce spesso a modificare il nostro modo di vedere il mondo, anche se solo per un breve tempo. Odio le storie dell'orrore, dice la piccola Natsuki. Vero, Natsuki, di solito a te piace scrivere di cose graziose, giù. Ma sarà in cazzi suoi cosa legge? E cosa te lo fa pensare? La tua faccia da pirla. No. Dopo l'ultima riunione del club hai dimenticato qui un pezzo di carta. E ridammelo! Va bene, Tilde. Però mi sta intrigando, eh? Mi sta intrigando molto. È tutto grazioso come Tilde. Non sono graziosa, dice Natsuki. Scrivi poesie, Natsuki? Ma ho capito, ma anch'io che ci vado a mettere il carico, ma che rompi i coglioni. Appena arrivato già rompe le palle. Perché una volta o l'altra non ce le mostri? Non vi piacerebbero? Non sei ancora sicura di te come scrittrice? Per condividere qualcosa del genere serve ben più della semplice sicurezza. Bisogna essere disposti ad aprirsi ai lettori ed esporre i propri punti vulnerabili e rivelare ciò che giace nei più profondi recessi dell'animo. Credo che per Yuri valga lo stesso. Sono d'accordo. Volevo leggere le vostre poesie, dice la rompipalle. Per un po' rimaniamo tutti in silenzio. Ah. Ho un'idea, gente, Tilde. Andiamo a casa e scriviamo tutti una poesia. Al nostro prossimo incontro le condivideremo con gli altri. Aspetta, resta un problema, dico. Non so scrivere. Non ho mai detto che sei entrato nel club. Quindi si termina così la nostra avventura. Ma mi dispiace che devo che... Culo! Insomma, se scrivere delle poesie è l'unico prezzo da pagare per stare ogni giorno con... vabbè. Quindi sempre lì si va a parare. Va bene, accetta, dai, diamo. Vabbè che un ragazzo ormonato al liceo credo che andasse bene tutto. Entrerò nel club letterario. No, niente. E allora è ufficiale, dice Monica. Benvenuto nel club letterario. Sì, grazie. Ok, gente, credo che a questo punto possiamo concludere la riunione di oggi. Monica guarda di nuovo verso di me. Culo. Culo. Sono impaziente di scoprire come ti esprimerai. Riuscirò veramente a fare colpo su Monica, la star della classe? Già sento l'ansia montarmi in corpo. Ehi, culo! Già che siamo qui, ti va di tornare a casa? No. Io e Sayori non tornavamo più a casa assieme perché lei restava sempre a scuola nel pomeriggio per il club. Quindi adesso c'ho una pigna in più. Non vedo perché no. Purtroppo, quando sei alle strette, ti tocca. Cambio scena alla Star Wars, quelli vecchi. Per tutto il tragitto, la mia mente salta fra le quattro ragazze. Chissà come sarà frequentare il club dopo le lezioni. Forse riuscirò ad avvicinarmi a una delle ragazze. Dovrò soltanto sfruttare la situazione meglio che posso. Poi sono sicuro che la fortuna mi assisterà. E credo che tutto comincerà da stasera, quando dovrò scrivere la poesia. È ora di scrivere una poesia. Scegli le parole che, secondo te, potrebbero piacere alla tua ragazza preferita. Allora, secondo me dobbiamo mettere sicuramente Fragola, il nome delle Miu Miu. Poi,
pigiama, tranquillità, mi piace la tranquillità, però bislacco mi fa più... Mi piace dire bislacco. A chi punto? A nessuno, non ho interesse. Bislacco, ronfare, ardore, inetto, nuvolette. Sono rotto i coglioni e andremo un po' più lesto, quindi andremo su affresco, canticchiare, tesoro, emozione. Ah, quando clicco una salta. Lussuria. Gala. Chimera. Arcobaleno. Oceano. Coperta. Opla. Quello che faccio tutte le mattine. Ahimè. Onirico. Posto? Ciao di nuovo, culo! Però io direi salva e andiamo avanti. Settimana prossima! Se vuoi dire qualcosa, fallo. Fallo è riferito a me, perché prima mi chiamavano membro. È finita la sedia. Da che avete riso. Io ho riso. L'importante è che mi diverto io, eh?